comuni della Costiera Amalfitana insieme per questo progetto di valorizzazione. Sì, un progetto importante, ritengo, di valorizzazione del nostro patrimonio culturale soprattutto, ma ovviamente anche paesaggistico e naturalistico. È una progettazione che abbiamo presentato al Ministero per i beni e le attività culturali, che ha ricevuto ovviamente un'approvazione. Abbiamo anche dei fondi a disposizione, li utilizzeremo per attività di progettazione, per recuperare alcuni beni, Comune di Salerno e Comune di Maiori, ma soprattutto per attività immateriali, dalla segnaletica a un piano di marketing, a un piano di brand identity, insomma tutta una serie di azioni per creare sempre più quel turismo strutturato e sistemico di cui abbiamo bisogno. È chiaro che la costiera vive già di luce propria, Salerno sta avanzando a rapidi passi, però dobbiamo fare qualche passo in più, dobbiamo integrare sempre di più la nostra offerta, fare sistema in maniera sempre più convinta e sinergica, perché anche la Costiera Amalfitana, così come Salerno, ha bisogno di sviluppare un turismo 365 giorni l'anno. I presupposti ci sono tutti, quindi riteniamo che possa essere un ulteriore passo in questa direzione. Quindi l'intento è anche quello di intercettare un po' i flussi turistici della costiera e quindi far arrivare più turisti a Salerno? Assolutamente sì, io credo che già questo ruolo di hub, per così dire, di baricentro tra le due costiere, Salerno stia iniziando a interpretarlo al meglio, mentre prima era solo un punto di passaggio magari logistico, adesso inizia a diventare una base anche dal punto di vista più strettamente turistico, della permanenza. Ieri ho visto tanti visitatori, sono sempre più gli stranieri, ce ne accorgiamo anche passeggiando per le nostre strade o sedendoci a un bar o un ristorante, quindi abbiamo... I salienti dell'accordo anche da un punto di vista economico? Sono circa 260.000 euro, un piano di 260.000 euro che prevede, come dicevamo, sia azioni di progettazione tecnica su alcuni beni, sia azioni immateriali di marketing territoriale, di promozione. Stiamo ipotizzando, come dire, di rilanciare il Grand Tour che era di qualche tempo fa. Insomma, pensiamo davvero che si possa fare un buon lavoro. Abbiamo coinvolto alcuni interlocutori, il British Council a Roma, insomma stiamo ragionando con un po' di stakeholder, come si dice, di riferimento. Abbiamo avuto una buona approvazione, cerchiamo di portare a termine adesso questo progetto nel più breve tempo possibile. Un accordo necessario secondo lei? Sì, penso che sia un accordo necessario e indispensabile per lo sviluppo territoriale del marketing di tutta il comprensorio. Perché? Perché riteniamo, a parte che penso che sia un'operazione storica, perché è la prima volta il comune capoluogo, insieme ai comuni della Costa d'Amalfi, intendono sviluppare un progetto di marketing territoriale che comprenda un territorio più vasto di quello della costiera e in termini di ricettività turistica e in termini di servizi che possono essere offerti agli ospiti che annualmente si accingono a venire nella nostra zona, nella nostra bellissima terra. Parliamo di qual... Maiori abbiamo un bellissimo palazzo storico, il Palazzo Mezzacapo, che di famosi, diciamo, di nobilati antichi, diciamo, che stavano lì a Maiori, che meritano ristrutturazione. Lì sarà il centro nevralgico dove si svilupperanno tutte le attività per i comuni della Costa d'Amalfi. Parliamo di destagionalizzazione, parliamo di momenti clou, quali? Destagionalizzazione perché, diciamo, noi vorremmo, già la nostra terra è baciata un po' dal Signore per le bellezze che ha, però vorremmo protrarre anche nel periodo invernale e di bassissima stagione quello che è l'afflusso di turisti, offrendo le bellezze del nostro territorio che vanno al di là della semplice visita dei monumenti come la Cattedrale di Amalfi o come la bellissima Villa Cimbrone, Villa Rufolo di Ravello, ma ci sono anche dei sentieri, un turismo, diciamo, di trekking che è da sviluppare per intero, ci sono dei borghi molto belli sia in quel di Maiori, sia in quel di Minori, sia in quel di Positano, e noi vorremmo rendere fruibile a tutti gli ospiti nazionali e internazionali queste nostre bellezze. E questo è lo spirito del nostro progetto e che vorremmo affrontare tutti quanti insieme per fare in modo che questo nostro territorio venga scoperto e riscoperto in tutti i suoi aspetti naturalistici e di bellezze monumentali. Questo momento per provare l'inizio.